Ancora una volta è stato dimostrato dai banchi dei PD che questi bravi soldati dell'Armata Rossi sono così abili nel farci credere le cose più impossibili. Ogni tanto mi guardo allo specchio e siccome qualcuno pensa di farmi credere che ci abbia le trecce e i capelli biondi, spero di trovarle, perché questo è quello che stanno cercando con tutti questi interventi di far credere a chi ci ascolta. Non che ho le trecce bionde, ma che c'è qualcosa di impossibile che ci vogliono fare credere. Perché sia gli interventi del Bambagioni, che ancora una volta non c'è Andrea, mi dispiace, sia gli interventi del Ciolini, gli interventi del collega Enrico Sostegni, sono stati interventi che hanno, come sempre, dimostrato quello che vi sto dicendo. Addirittura sono state cambiate, ma il senso è sempre quello. Non è stata più detta la parola razionalizzazione della spesa, parlando della sanità, ma è stata detta la qualificazione della spesa. Qualche novità l'abbiamo in questo senso qui. Quindi, quando è stato asserito che i presidi, non saranno chiusi, è stato detto questo appunto dal collega Sostegni, i presidi di base non saranno chiusi. Ma andiamoglielo a spiegare, come diceva anche Ciolini, agli abitanti di San Marcello Pistoiese, al sindaco di Volterra. Andiamo a spiegare a Portoferraio, andiamo a spiegare a Cecina che non verranno chiusi. Perché se questo fosse vero, se veramente ne foste convinti, allora vi chiediamo di fare un atto di responsabilità. Vi chiediamo di votare, di approvare il nostro emendamento che appunto riguarda i presidi di base. A questo punto, se lo fareste, comunque altrimenti. Per quello che noi crediamo che poi alla fine pensiamo che non sarà, ovvero non lo farete, saremmo costretti a chiedervi di dimettervi, cioè questa è la dimostrazione di tutto quello che stiamo cercando di sentire in questo. È semplice, basta approvare questo tipo di emendamento e la questione viene risolta anche abbastanza semplicemente su quel punto lì, su quell'ambito lì. Perché se andassimo a vedere anche quello che l'altro collega Scaramelli ha accennato su quelle che sono le visite che sono state effettuate, diciamo le sedute esterne che sono state effettuate dalla Commissione Sanità e che si sono svolte nei vari presidi, è vero che ci sono state tante, parecchie, come dire, perplessità espresse dagli stessi medici, dagli stessi operatori che cercavano di convincere. Ne dico qualcuno a caso, il dottor Guarducci della maternità che parlava che c'era un disagio appunto in questo senso su quelli che sono i presidi come Elba, Piombino e Cecina, torno a ripetere, ma sono queste le problematiche perché con quella fantomatica, famigerata legge Balduzzi non si raggiunge i 500 parti minimi garantiti che devono essere. Cioè, ma non si può ragionare con numeri. Addirittura ho sentito dire facciamo in modo che se ne siano di più di parti. Ma cos'è? È un invito a fare l'amore e non fare la guerra? O a non usare dei sistemi anticoncezionali? Voglio capire. Basta, ragazzi, stiamo parlando di persone, stiamo parlando di anime, stiamo parlando di vite, non stiamo parlando di numeri. Questo dobbiamo metterci in testa. Parliamo di persone e lo stesso è bene ancora una volta. Come sempre, altri due o tre accenni. Il dottor Bosio della radioterapia all'ospedale di Livorno, nella sala Ceccarini, diceva: abbiamo le attrezzature, ma non abbiamo il personale per poterle fare funzionare. Non c'è una razionalizzazione nella calendarizzazione dell'utilizzo di queste macchine. Quindi qualcosa manca. Lo dicono gli operatori, non ce lo stiamo inventando noi che siamo qui a parlarne e anche abbastanza profonditamente. Dice, utilizziamo le macchine disponibili, abbiamo dei turni che vanno con un'applicazione di 12 ore al giorno, con turni di 6 ore, in ambito regionale. Suggeriva di applicare delle modifiche a questo tipo di utilizzo. Perché non si sentono quelli che sono gli operatori, quelli che sono le persone che direttamente vanno ad operare in questa problematica? Quelle che poi alla fine sono stati riconosciuti dagli stessi operatori, ma è quello che è venuto fuori da queste visite, da queste sedute esterne della Commissione Sanità, che grazie a questo personale, e lo dovete riconoscere, quelle che sono state le problematiche sono state attualmente, come dire, tamponate, risolte.
E con questo ho finito. L'ultima questione è quella del famoso risparmio dei 150 milioni. È stato riferito, è stato detto che con il taglio, con la rivisitazione, abbiamo detto la nuova parola che è stata usata, e l'ho già dimenticata, non è razionalizzazione, ma è qualificazione della spesa, abbiamo risparmiato, ho finito, abbiamo risparmiato 1.400.000 euro, 2,4, e resta 140. 46 milioni, Grazie, 500 milioni, consigliere. come pensate di risparmiarli? Grazie, Grazie. consigliere.